Hi bro, qua è Spiritiger, ed eccoci qua, bentornati ragazzi, finalmente, nel 12° episodio della serie principale di Minecraft. Va bene ragazzi, oggi andremo a costruire un deposito sotterraneo per la nostra miniera. Ragazzi, andremo a ristrutturare la nostra miniera, come avevo detto negli scorsi episodi. Allora, raggiungiamo 10 like per un prossimo episodio. Andiamo subito ragazzi, io vorrei anche partire da rifare le scale e roba varia, perché io allora, prima di tutto il mio progetto era di rifare le scale, di rifare il pavimento, però tutto in legno, e questo ora non ce l'ho, sono proprio agab. E tanto ora vi faccio vedere, vi spiego come voglio procedere. Allora, qua levo un blocco, ci metto le scalette, gli scalini di pietra che andrò a mettere successivamente. Tutto che qua scendiamo, perché ragazzi è meglio quando si, allora, quando si scende qua va bene, si leveranno anche questi gradini qua sopra, però il problema è quando si sale, perché ci mettiamo gli anni e ci cresce la barba. Dai, ragazzi, io non voglio. Poi qua ora voglio chiudere tutto, vorrei chiudere tutto, perché sì, voglio farlo più bello lo voglio fare, perché la mia idea era che qua tutto qua fosse un deposito, e poi vabbè, questo, cioè tutto di legno, e poi volevo tipo più avanti fare delle stanze per dove si scavava, per esempio. Poi si faceva anche la libreria. Ragazzi, ho tante idee in testa per questi sotterranei. Tutto qua già con la lava non è bello. Comunque scusatemi se ho la tosse, ma sono un buchino ammalato. Tutto qua prendiamo ferro, che buono, muy bueno, muy bueno fuero, eccolo qua, sì, fuero, proprio fuero si dice. Allora, intanto qua si chiude, va bene. Allora, prima di tutto direi di andare a prendere un bel po' di roba, di lasciare un bel po' di roba. Ah, di metterci una cesta, tanto provvisoria, gli direi proprio di metterle così in alto, che sono proprio fighe ragazzi, con, non lo so, quegli stendard, non lo so, con delle decorazioni. Poi fatemi sapere qua sotto in descrizione se vi piace, nei commenti, scusatemi, se vi piace. Io direi di andare su a prendere roba e ci vediamo dopo con tutto il materiale. Prendiamoci un bel po' di legno. Bah ragazzi, gli scalini guardi, quasi quasi li farei in pietra, no, in legno, dai, su, dai, visto che ce l'abbiamo. Sciala, vai, ci vediamo tutto il legno che ci abbiamo, perché noi ragazzi siamo money grabbing, si prende anche un pochino di carbone, non si sa mai se ci può servire. E anche il ferro ragazzi ci serve anche il ferro. Ragazzi, mi sono fatto le mete in diamante, sono agabissimo. Allora, vediamo un po', andiamo a vedere come stanno le maialine, dai, le brutte peorine. Allora, dai, saliamo. Oh ragazzi, sono ancora vive. Mi dispiace peorino, cioè mi posso scopare tutti insieme, e c'ho anche da fare, quindi ragazzi un posso, semmai per un'altra sera, dai ragazzi, dai, mi metto a peora tutti e tre insieme domani sera, dai l'appuntamento, comunque ragazzi provvederò anche a fare una farm di peore, di pecore, e sì, cioè la dividerò in diversi settori, però la devo studiare, perché se no non, le cose non studiate non vengono mai bene. Tanto noi scendiamo in miniera con tutti gli arnesi. Mannaggia, io mi scordo sempre di attivare il timer. E ora lo spacco sul telefono. Ok, qua si scende tutto agabamente. Tanto poi si fa tutto laggiù, ci si fa anche un crafting table. Mamma mia ragazzi, più veloci di Flash, mamma mia, incredibile, mamma mia, nemmeno Cristiano Ronaldo ci batte in velocità, nemmeno Cristiano Ronaldo. Allora, ci facciamo una crafting table, che ce la scordiamo sempre di farla, su, si mette per il momento qua, no? Ora, ecco ragazzi, lo avevo qua il ferro, comunque guardate, mi sono fatto le mette in diamante, yeee, proprio fiero, e finalmente, mi sono rimasti due diamanti, two diamond. E io direi prima di fare le scalette alla fine, dai, si fa questo. Allora, io direi prima di tutto di scavare, no? La mia idea era questa, guardate, ora vi faccio vedere un attimo, poi vedremo anche se lo amplieremo o no, si vedrà ragazzi, è libera scelta ragazzi.
La libertà di pensiero è di tutti, non so che cosa sto dicendo, però va bene. Allora, così, ragazzi, la volevo fare. Tipo, questo pavimento peggio figo così. Puh, mamma mia, ragazzi. Sto facendo troppe cose con le slab di pietra. Mamma mia, davvero, raga. È così, ragazzi, qualcosa di carino deve essere, qualcosa di elegante. Cioè, non vogliamo che la gente venga accolta così male, come... Cioè, noi non siamo cattivi. Il mio mondo non è brutto, ragazzi, deve essere bello. Anzi, è il più bello di tutti, secondo me. Ovviamente l'ho creato io, non per vantarmi. Comunque, la legge di Minecraft. Mamma mia, ragazzi, troppo bella la legge di Minecraft, la amo. Comunque è uscita la 1.9, ragazzi, però io non la utilizzo perché i movimenti mi langano, non lo so perché, eh. Io non è che ho Minecraft comprato, quindi donatemi qualche soldo per comprarmi Minecraft. No, dai, scherzo. Mi basta quello craccato, ragazzi. Perché sono Agab, sono Money Grabber. Allora, io intanto qua... Ecco, si aspetta pure la luce. Dobbiamo chiamare l'Enel ora. Mannaccia. Io, ora poi rifaremo anche tutte le pareti. Però prima si fa tutto il pavimento. Perché va levato tanta cobblestone che ci serve. Ora, ragazzi, ci vorrebbe un bel po'. Il processo è questo, che dobbiamo eliminare tutto il pavimento. Farlo in legno, di slab di legno. Possibilmente così, ok. E possibilmente levando più schifezze, troiaia a giro. Io ora dopo rimetto le torce, sennò qua spawnano i cagni bastardi, i cosiddetti mob. E il processo è questo, ragazzi. Dobbiamo rompere tutto il pavimento. E così è figo. Cioè, ragazzi, secondo me diventerà un progetto figo. All'inizio è noioso, sì, lo so. Tanto qua acciacchiamoci, anzi prendiamoci tutto questo ferro che ci servirà proprio per prendere i diamanti. Cioè, pensate voi che logica. Ok, tanto noi qua si fa, ecco. Ma io, vabbè, ora poi si vede. No, a parte poi ci devo mettere le slab, quindi forte sega. Forte sega, raga. Secondo me, ragazzi, le costruzioni con legno, cioè il legno è il miglior materiale che c'è in questo gioco. Cioè uno dei più belli, uno che si può utilizzare meglio. Poi non so voi, questo è il mio pensiero, poi se vuole pensare come me lasciate like. Comunque, ragazzi, vi dico che io la prossima settimana o questa settimana registrerò un FAQ in compagnia con qualcuno, con qualche mio amico, quindi sarà speciale quell'episodio. E se volete farmi le domande, hashtag FAQ time o FAQ speedy tiger, come vi pare, datemi un nome voi. E ora qua metto le torce perché sennò qua spawnano i cagnoni, troppe parolacce, dico. E vabbè, ragazzi, in poche parole ora qua dovrei mettere tante torce e dovrei mettere tante slab e poi ci vediamo dopo con il lavoro finito. Però vi volevo dire un'altra cosa che mi hanno scordato, che ora mi sono ricordato, che registrò FAQ, quindi hashtag FAQ time, e fatemi qualsiasi domanda impossibile, così, che tutte le domande che volete, ragazzi, io sono a vostra disposizione, si leggeranno tutte, ovviamente le più belle subito, no dai, scherzo, quelle che ci ritroviamo. Poi vi linko anche qua sotto alla mia pagina di Facebook, andateci, mettete like perché sennò mi arrabbio e vengo a cercare a casa. E potete scrivere anche là sotto, dove scriverò, fate le domande per i Q&A, FAQ, stessa cosa, ragazzi. Ci vediamo dopo. Oh, finalmente, ragazzi, lo vedete che c'è più colore, è più bello, mamma mia, ragazzi, lasciate like perché sennò vengo a casa e vi ammazzo tutti, Allora... Questo è il pavimento. La mia idea ora era rifare tutto il piano. Che questo poi c'è anche la lava. E quindi cavolo, capperi. Si potrebbe fare un contrasto con gli slab di pietra. Potrebbe essere una cosa carina, ragazzi. Potrebbe essere una cosa carina. Solo che la lava, cioè, non sarà una lava ad impedirci tutto, il tutto. Cioè, ragazzi, io dico che porterò questa cosa qui. La porterò, ragazzi. E a fine episodio vedrete tutto, tutto fatto. Non so. No, si faranno anche gli scalini, ragazzi. Finalmente poi progetterò anche in off camera come fare la libreria, cioè come fare, dove fare la libreria e tutto per abbellire. E ora poi vedremo anche di fare anche qualche costruzione sul piano terra, ragazzi, non sempre sul piano superiore, che vabbè, su, avete capito. E amperemo anche là. Comunque, ragazzi, ho finito anche di fare il mob spawner qualche giorno fa, avete capito bene, qualche giorno fa. E ragazzi, ora spawnano più mob, ve lo farò anche vedere dopo, è qualcosa di stupendo, funziona alla meraviglia. Spawnano un casino di mob, specialmente creeper, e mi sono anche scordato di farvi vedere dove si infiltra la roba, perché me ne ero proprio scordato,
anche proprio di farlo, quindi volevo ve lo farò vedere. Noi ci vediamo dopo. E va bene ragazzi, eccomi qua finalmente, dopo tanto, yeah! Ce l'ho fatta, ragazzi, ho fatto tutte le scale e ho fatto leggermente un pavimento nel, diciamo, chiamiamola la stanza d'accoglienza, no? Che uno scende, c'è un'accoglienza, poi lo chiamano, scende. Tutto fuori, ragazzi, guardate, la differenza si nota, la differenza, ragazzi, si nota. Si scende molto più veloci, non si sbatte la testa, perché prima o poi ci poteva venire un trauma cranico da quante volte prendevamo. Ma ragazzi, qua metteremo tutte le ceste di ogni tipo, ragazzi, in ogni termine specifico di roba. Però io qua vorrei fare un'altra parte, cioè ora qua la levo e vorrei fare tipo un'entrata, un'altra entrata, ragazzi, figa. Vorrei fare tipo un tunnel, ragazzi, e vedremo poi di costruirci la libreria e tante altre cose. Forse anche il portale del Nether si porterà là sotto per avere varie entrate. Anche qua è bello, cioè l'ho fatto tutto così. Ditemi se vi piace. Ora devo rifare anche il pavimento, ragazzi, non vi preoccupate, però secondo me questa idea si sta elaborando bene. Poi non so voi, consigliatemi cosa devo migliorare, cosa devo fare, ragazzi, faccio tutto, alzo le mani, siete voi i miei boss. Allora, a parte gli scherzi, qua è carino perché guardate, si sale come, cioè siamo più veloci di Flash, guardate, è figo, perché poi nel senso va troppo veloce. È figo. Comunque ragazzi, io vi faccio vedere il mob spawner. E ovviamente non si vede che ho fatto due piani, perché si vede che è più grande, però non si vedono perché l'ho chiusi. Poi vi spiegherò anche. Allora, questo, vabbè, qua ho fatto la cupola, ve l'avevo fatto vedere. Ora qua si apre. Mi sta prendendo per il culo, ragazzi. Non ci credo. Cioè ragazzi, fino a tanto tempo fa c'era un casino di gente. O forse è morta perché da quanto è alto attutisco nel colpo. Comunque qua ho fatto dietro, vabbè, un'apertura, un varco, dove qua ci ho messo quattro tramorgi. Ho messo quattro tramorgi, che praticamente sono cioè non è che rimangono dentro, però sono trasparenti, quindi passano qua sotto nella cesta, lasciando qua la roba. Ovviamente più lontano sei, più spawnano mob. Sì, lo so ragazzi, dovrei fare più piani, questo è normale. Però, cioè, richiede molto tempo, ragazzi. Retro Satan. Mamma mia, ragazzi! Agab! Pensavate che esplodeva, eh? Comunque, vabbè, questo qui è una buona idea. È una bella idea, ragazzi. Qua si vede che è un pochino più ampliato. E ora, ragazzi, qua devo rifare tutte le scale, devo rifare tutto, ragazzi. Farò tutto in off camera, non vi preoccupate. E invece qua le nostre peurine stanno dormendo. Andiamo a dormire e poi si conclude l'episodio, ragazzi. Cioè, andiamo a dormire, ci andiamo a fare una bella dormita, perché siamo stanchi, ragazzi, la certa salatura, no? Comunque ora vedrò anche di migliorare le entrate, di fare un ascensore, perché è fondamentale secondo me. Di fare anche una chiusura qua. Ragazzi, voglio migliorare al meglio il mio mondo. Comunque ragazzi, se il video vi è piaciuto lasciate mi piace, commento e soprattutto iscrivetevi al mio canale. Qui da Spirit Fire e Lettino, bello caldo caldo, è tutto, bella!